Allora, intanto ragazzi, è arrivato anche in collegamento Max Fogli. Max, buon pomeriggio, ben ritrovato. Ciao Nicola e buona giornata a tutti. Allora, intanto Max, ti chiediamo solo una cosa, se puoi un attimo abbassare la telecamera perché sennò ti vediamo mozzato. Ecco, bravo, alzati un pochino così. Perfetto, Siamo? perfetto, dai, ci siamo abbastanza, diciamo così. Allora Max, Un altro po' più in anche basso? un pochino, tutto in diretta, mi piace questa cosa, siamo molto live, è molto ruspanti, mi Beh, piace bello questa. della Il bello diretta. della Vuol diretta. dire che non ci sono cose programmate, no? Assolutamente Esatto. no, qui guardate live come telestense, non trovate nessuna TV. Allora Max, no, a parte le battute, so, comunque è giusto una prova veloce mentre siamo in diretta. Max, allora, visto che non ho ancora parlato con te, anche a te subito un giudizio veloce di questo inizio partita, poi ci addentriamo anche con te su alcuni commenti. Allora, innanzitutto la vedo come una partita abbastanza a viso aperto, perché comunque la regina è un po' speculare alla SPAL. In questo approccio alla partita, alla SPAL di quest'anno faccio riferimento, nel senso che gioca, subisce, offende e cerca comunque di prediligere la prestazione. Oggi però, al di là della prestazione, io vorrei vedere anche il risultato, perché se è vero che comunque la prestazione è importante per dare un'impronta a questa squadra anche per il futuro e per una prospettiva, è anche vero che però i risultati, visto che degli obiettivi minimi ci sono, hanno la stessa rilevanza. Però non sono d'accordo con Matteo sul discorso degli orari, perché Oh. comunque sono dei professionisti e per quello che guadagnano io li farei giocare anche a mezzogiorno in luglio, tanto ci sono 5 cambi e si adeguano un po' a quello che viene, come nel mondo del lavoro ci siamo adeguati Mamma tutti mia. ai cambiamenti. E loro si Però devono adattare anche ai cambiamenti del business. Ma poi tra l'altro posso aggiungere una cosa, Max? Stiamo giocando alle 14, una volta si giocava alle 14:30, quindi dai, non siamo poi molto lontani dagli orari dei tipi che furono, 14:30, No, ma 15. era una polemica gratuita che volevo No, ma innescare ho prima di già visto, iniziare. secondo me Matteo è già lì che sta riflettendo su una No, ma so risposta. già la risposta. È un discorso molto populista e in parte hai ragione, però ne risente lo spettacolo, perché a me vedere partite che al 70esimo smettono di giocare perché sono cotti e gol della Ah, gol regina. della regina. Ecco. Bravissimo Pazzo. Demba su Galabinov, Su che Galabinov. un tiro molto angolato, il nostro portiere, che tra l'altro è anche mio amico, lo ricordo sempre. È tuo Cosa vi amico? siete scritti in settimana? In settimana ci siamo sentiti, mi chiama Broly, come scrivono i ragazzini adesso, io guarda, ho 40 passanni, è un termine che non uso tantissimo, però va bene, ecco. No, no, Si chiama Bro? che Ah, Bro come parata. brother. Bro, tipo, sì, 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 esatto. sì, sì. Mi ha detto che sono carichi, tutto qua lascio giù, che ci... Vabbè. Pensa che è carino, ha detto che quando torna a casa sua così, guarda cosa abbiamo detto. Ho detto, guarda, di te parliamo sempre benissimo anche perché mi devi dare la maglia, allora va tranquillo che non parlo male Allora, sicuro. questa diventa una storia su Instagram. Adesso, ormai ci sono i Fantastica. momenti vari di cui tu sei un campione, ma ancora più No, campione, il Max Fogli, più bravo Fogli, eh? Max, ci sei? Fogli è un professionista con video. Ci senti, Max? Non lo Io sentiamo. volevo dire a Demba Tian che non mi faccio comprare con una maglietta, almeno ci deve portare fuori per comprarci un complimento. La Vabbè, maglietta è poco. ero ironico, Max, ero No, ironico. sto scherzando anch'io, però la cena in 6-7, visto gli stipendi che prendono, potrebbero anche sbocciarcela. Senti, ma tu No, comunque ma quando c'è la parola di figurati. cena, Max Fogli si butta sempre a capofitto. Non ti chiedo come va la Ma non sei dieta, dieta, eh. scusa, Appunto, no, esatto. dico, non ti chiedo come va la dieta, lasciamo stare. È rigida e ferrea, però inizia ad accusare i colpi. Vabbè, forse è per questo che hai bisogno della Sesto cena fuori. È giorno, per saranno questo che... 15 anni che non fa che sto una settimana senza bere il vino. Ma vedi che bravo che è diventato. Allora, guarda, visto che magari sei un po', come posso dire, in tensione anche in seguito a questa mancanza, ti chiedo invece a te, Max, un commento di questi ultimi minuti. Come dicevamo, abbiamo visto una SPAL che comunque sta cercando di reagire. Come la stai valutando? Ma che in realtà adesso è costretta la SPAL a fare la partita, perché è chiaro che il risultato non può andare bene così e qualcosa si deve fare anche a livello di gioco per andare a costruire qualcosa per sperare di pareggiarla. Vedo una regina che è molto veloce sugli esterni e nelle ripartenze ha una facilità di manovra nel ripartire che in questo momento non ha la SPAL, che è un po' più macchinosa. Soprattutto sulla sinistra Rivas, ogni volta che prende il pallone è un pericolo e ogni volta che la buttano in area diventa un pericolo. Io spero che comunque la SPAL si svegli, ma soprattutto che rimanga lì con la testa, nel senso che non butti via la partita
prima della fine del primo tempo. Su tiro di Colombo. È rigore per la Spal. Rigore. Speriamo rigore. Bene. Oh, mica andare al VAR a vedere, eh. Daccelo e buonanotte. Sì, mi sembra abbastanza sicuro. Allora, 30° minuto. Chi tira? Beh, Mancosu sicuro. Mancosu? Sì, certo. Il primo rigore della stagione della Spal, eh? Qui sarà la tensione, perché potrebbe cambiare. È rigore nettissimo, tra l'altro. Sì, sì, tanto vedo che sono arrivati altri messaggi, c'è tensione. Salvatore Esposito sulla palla, grande responsabilità del ragazzo che prende una palla che pesa come un bacino. Sì. Io avrei fatto tirare a Mancosu. Mamma mia, comunque è terribile, è una tensione pazzesca in questo istante. Mamma mia, tu pensa a tirare un rigore mondiale in finale. Ne parliamo poi, intanto vediamo quello di No, ha sbagliato il rigore, no! Ma stiamo costruendo, dai, i rigori si possono anche sbagliare. Ma lo fa ripetere? C'è poco da fare. Lo fa ripetere? Ma cosa è successo? Perché? Probabilmente c'è stata la gente che è andata dentro prima. C'è ancora un po' da aspettare, vediamo. Si vede che sono entrati, hanno invaso. Questa è una partita sconsigliata a chi ha problemi di cuore oggi, veramente. Sì. No, guardo perché non ce la faccio. Mamma mia. Sì, bravo. E ancora, così dai là. È andata. Sì, ma l'ha fatto quella palla. Però. Bravo Esposito! È un po' che non sento Max Fogli, volevo sentire un suo commento anche. Non è che è andato ad aprire il frigo a mangiare qualcosa. Max, sei ancora lì? No, sono sempre qui. Bravo. Allora. No, sottoscrivo quello che diceva Bonazzi, infatti. In cronaca e dai replay era comunque il portiere che, stando comunque al regolamento, deve avere almeno un piede sulla linea, mentre invece aveva entrambi i piedi oltre la linea di porta nel momento della battuta, e a quanto pare invece i calciatori erano tutti all'esterno dell'area quando è stata fatta l'esecuzione del rigore. Quindi è stato proprio un errore veramente sottile del portiere, che però a termini di regolamento prevede questo, e quindi giustamente è stato fatto ribattere il rigore. E, una curiosità: Palermo in Argentina ne sbagliò 3 consecutivamente di rigori, quindi sono anche dei record peggiorativi rispetto a quello che avviene in Italia. Quasi irraggiungibili, direi, Max, proprio, perché 3 di fatto. Irraggiungibile, poi 3 senza le ripetizioni, nel senso che proprio 3 calci di rigore, quindi già mandare 3 volte sul dischetto lo stesso calciatore che lo sbagliava in Italia non succederebbe. Però sì, comunque al di là di quello, penso che il risultato comunque sia giusto anche per quello che si è visto in campo. Era un po' pesante come passivo l'1-1, l'1-0, certo, per la regina, ecco. Allora, intanto volevo sentire da Vittoria, perché vedo Vittoria che stai chattando chissà con quanti tifosi. Viviani, allora, cartellino giallo, loro una bella punizione. Questo la poteva evitare, secondo me. Intanto è tornato, vedo anche Max Foglia, hai fatto un po' di stretching anche prima di collegarsi. Max, ci sei? Tutto a posto? Sì, ci sono. Sì, ho visto che sei sgranchito bene. Devo ingannare il tempo perché ho fame. Quindi allora ogni tanto faccio un po' di stretching. Giusto. 2 passi. Sei bravo che non hai ancora mangiato, noi invece qualcosina prima di iniziare, vabbè, però insomma questo è parentesi nostra. Senti Max, allora anche te chiedo allora questa domanda, insomma, secondo tempo che cosa accadrà secondo te, che cosa deve fare la Spal per cercare di portare a casa eventualmente i 3 punti? Anche se in questo momento sta attaccando la regina. Da quando è ripreso il secondo tempo non si è più rivisto il ritmo del primo, è stato rallentato il gioco in maniera generale, anche proprio a livello atletico sembra che si stiano un po' tenendo. Sicuramente la partita e sono d'accordo con quello che ha detto Matteo prima, e mi sono ricordato sul cambio di Sec, che in realtà io me lo aspettavo dall'inizio per un tipo di partita come questa, che si gioca a campo aperto, con un campo anche di dimensioni leggermente più grandi dei campi del Nord Italia. Io l'avrei provato dall'inizio. Max, siamo a 2/3 della partita, che cosa puoi aggiungere a quello che stiamo dicendo? Intanto che secondo me non è facile segnare in nessuna categoria, infatti sfiderei qualsiasi attaccante di Serie A, anche di quelli che segnano una decina, quindicina di gol, a replicare gli stessi numeri nelle categorie inferiori. Non è una cosa, a mio avviso, così automatica. Infatti lo storico
dice che tantissimi calciatori che poi sono scesi di categoria quando ormai erano sulla trentina hanno smesso l'anno successivo perché hanno capito quanto ne era difficile. Quindi magari penso che per Paloschi sia anche una questione di modalità di gioco, di fiducia dell'allenatore. Sono tanti fattori che intervengono, che magari a Ferrara non si sono mai conciliati, oltre al fatto che condivido con Matteo questa non passione per la tipologia di calciatore che era Paloschi. Detto questo, che comunque il mio punto di vista personale, io spero che con i cambi che ci sono adesso, intanto Secca al posto di Lattelat, anche se io dico li avrei tenuti entrambi sugli esterni, è una partita comunque da 1x2 che però ha i punti, secondo me sta meritando la regina. Allora Max, prima di dare pubblicità, Matteo, c'è stato un altro cambio anche, se non sbaglio. Sì, come diceva Max, è entrato Lattelà, è entrato Secca al posto di Lattelà. E purtroppo vediamo brutte notizie, è tornata in vantaggio la regina e purtroppo essere in vantaggio in questo momento, siamo al 69esimo, diventa particolarmente impegnativo. Mancano 15 minuti regolamentari, più vedremo quanto recupero ci verrà concesso e niente, continuiamo a sperare, rimanere un po' in cronaca. Max Fogli, sentiamo anche te allora, anche dopo questo 2-1 subito e insomma questo quarto d'ora che deve essere decisivo, che cosa deve fare la SPAL secondo te per cercare di portare a casa almeno un pareggio? Innanzitutto non sono molto d'accordo con lo studio, nel senso che secondo me è un po' ingeneroso dare le colpe a Demba Thiam, ma è ingeneroso nei confronti del gesto tecnico di Montalto, perché comunque è arrivata una palla sull'esterno e lui al volo l'ha calciata così all'improvviso che non se lo aspettava nessuno, nemmeno il difensore che aveva di fianco, e ha tirato fuori quella conclusione, quel colpo dal cilindro che i giocatori della SPAL non sono riusciti in tutta la partita neanche a tentare di fare. Non c'è stata una giocata individuale, un rischio, un azzardo, un colpo del campione come è stato questo, perché rivedendolo anche con i vari replay si può contestare la posizione del portiere, però a onor del vero è una prodezza, è veramente forse il gol della domenica questo, anche se siamo di sabato. Quindi non mi sento neanche di dare veramente tutte queste colpe a Demba Thiam, perché probabilmente anche un altro portiere sarebbe stato colto di sorpresa o fuori posizione in questo contesto. Detto questo, la regina, come dicevo anche sull'1-1, secondo me ai punti stava comunque meritando la vittoria, anche se non l'aveva, e con questo colpo l'ha legittimata, colpi che sono mancati alla SPAL. Poi il calcio sappiamo com'è, magari finisce 2-2 o vince 3-2 la SPAL nei minuti di recupero e ce lo auguriamo, però fino ad oggi dal punto di vista del gioco penso che non ci siano dubbi sul fatto che la regina stia meritando la vittoria, anche se giustamente fa rosicare maturandola in questa maniera. Sentiamo anche Fogli, visto che tra l'altro vi ricordo che quando finirà la partita dovremo chiudere quasi subito, visto i tempi un po' in ritardo. Max, tu invece come valuti la SPAL di oggi? Intanto apro dicendo che secondo me, se si chiama Celia o Celia, il direttore Natali in questo momento ci avrebbe dato una risposta. Ma mi sa che è impegnato a lavorare in questo momento, non so se si stia seguendo in questo istantanea momento. Ma credo che innanzitutto il campionato della SPAL, comunque in un campionato di Serie B equilibrato dove la forbice tra playoff e playout è molto stretta, non si possano neanche fare troppi conti, nemmeno su quali sono gli obiettivi. Gli obiettivi sono domenica per domenica cercare di portare a casa il risultato e anche provare a portare a casa risultati come questo in trasferta. Portare a casa dei pareggi da campi pesanti è una cosa che a lungo andare fa la differenza poi in quella forbice tra playoff e playout. Credo che comunque al di là della prestazione che è stata superiore per quanto riguarda la regina, credo che questa squadra indipendentemente da tutto abbia anche un organico che sia leggermente superiore a quello della SPAL a livello qualitativo. Se avesse avuto più fortuna con palle uscite di poco, magari ne avrebbe segnati 3 o 4 di gol. La SPAL si è approcciata in avanti e timidamente ed è riuscita a segnare battendo 2 volte un rigore.
È un'analisi cruda, però al netto del non tifo e dell'analisi, penso che sia legittimo questo risultato a favore della Regina. Certo. Sì, purtroppo sì, perché bisogna ammettere la realtà dei fatti, insomma, senza calcio di rigore probabilmente non avrebbe neanche segnato un gol.